Ci siamo, come sempre il martedì facciamo il nostro risveglio muscolare e lo facciamo insieme ad un amico, un preparatore atletico, il nostro preparatore atletico di fiducia, è con noi Pierluigi De Pascalis, buongiorno. Ciao, buongiorno, ben ritrovati come sempre, buongiorno. Allora Pier, noi andiamo avanti con la nostra carrellata di notizie che riguardano l'attività sportiva, no? Quella fisica da svolgere. Si è partiti la scorsa settimana con la ripresa dell'attività ed ora andiamo a consigliare l'attività da svolgere invece. Certo, ormai, ripeto, come abbiamo detto la scorsa volta, siamo proprio nel pieno del periodo in cui si torna e si diventa attivi. Se qualcuno invece ancora non l'ha fatto, è ancora titubante, spesso lo è perché sta guardandosi intorno per decidere quale sia l'attività più idonea da fare. E naturalmente sia i centri sportivi, ma chi sta anche al vertice, cerca sempre di lanciare qualche nuova attività, qualche nuova moda. E questo va bene perché sicuramente limita la noia, limita tutto quanto quello che è ripetitivo e poi magari tende ad allontanarci dall'attività sportiva. Però attenzione che l'attività sportiva non è una moda vera e propria, quindi non fatevi troppo affascinare dalla novità a tutti i costi, anche perché poi molto spesso se cerchiamo l'attività a tutti i costi ci renderemo conto che oltre a cambiare il nome poi non vanno a cambiare significativamente le attività che si svolgono. Quindi va bene la novità, ma senza esasperare. Non fatevi attrarre da tutti quanti i proclami su quella disciplina fantastica che fa bruciare 600 calorie, 800 calorie, 1000 calorie, innanzitutto perché riuscire a utilizzare una tale quantità di calorie significa essere già estremamente allenati, e se sono già estremamente allenato non ho sicuramente il problema di bruciare 100 calorie in più o 100 calorie in meno. Una differenza di questo tipo non è assolutamente significativa, e inoltre chi magari è un po' più attento a seguire i vari proclami, ripeto, noterà che ogni anno queste calorie anche per la stessa attività vengono fatte lievitare. Quindi non abbiate l'ansia di quanto sto consumando, siate semplicemente costanti nel lavoro. Novità, ripeto, ce ne sono tante anche quest'anno, ma si confermano anche molte discipline che sono andate per la maggiore lo scorso anno, così come gli anni passati. La Zumba, per esempio, continua a spopolare, continua a fare proseliti, molti storcono il naso davanti a questa attività, quasi che fosse una colpa se uno si diverte quando si allena, invece non è assolutamente così. Se vi piace, vi fa divertire, continuate a svolgerla. Anche il Pilates continua ad aggregare, a creare ulteriori proseliti, resta sempre la sala attrezzi, è un evergreen, è intramontabile la sala attrezzi, perché attraverso l'utilizzo dei pesi ci consente di modellare al meglio il nostro corpo e ci permette anche di gestire il tempo in maniera più consona rispetto ai nostri impegni. Non abbiamo un orario rigido di inizio e di fine. Assieme a questo anche l'aerobica step si riconferma tra le discipline che vanno sempre, e poi ripeto, chi proprio è attratto dalle novità presso il centro sportivo, presso qualunque centro sportivo, potrà trovarne. Scegliete l'attività più idonea rispetto ai vostri obiettivi, cercate di essere costanti, scegliete qualcosa soprattutto che vi faccia divertire. Se mentre vi allenate non vi divertite, diventa anche quello un ulteriore impegno, un ulteriore elemento di stress. Non soltanto non avrete risultati, ma andrete ad abbandonare presto l'attività. Grazie al nostro Pierluigi De Pascalis, che torna il prossimo martedì nel Fitness in the Morning. Un abbraccio a te, alla prossima.